Mirrorless, fotocamere nate male che fanno un sacco di danni. Se anche voi come me siete nostalgici delle vecchie fotocamere reflex con lo specchio e non vedete tanto di buon occhio le nuove arrivate mirrorless, troverete pane per i vostri denti in questo video. Invece, se state cominciando a utilizzare questa nuova tecnologia e vi sta piacendo, vi devo confessare che sono nella vostra stessa posizione, perché anch'io sto cominciando a utilizzarla e anche a me sta piacendo. Ma in questo video vi riporto solo le cose che odio delle mirrorless. Quindi, le cose che mi piacciono ne parleremo in un altro video. Oggi parliamo solamente dei lati negativi delle mirrorless. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e anche oggi parliamo di fotografia e videomaking e vado a farvi un contenuto in cui vi racconto la mia esperienza, il mio primo anno con le fotocamere mirrorless. Lo so che sono uscite da un po', ma io me ne sono dotato solo di recente e soprattutto io le ho usate prevalentemente per fare video molto a lungo e solo di recente ho cominciato a utilizzarle per fotografia. Per una serie di motivi, perché non mi davano chissà cosa in più, perché sono tanto affezionato alle mie vecchie reflex, perché riesco a fare tutto quello che voglio con le reflex, quindi non avevo bisogno di questa implementazione. Adesso che questa implementazione è arrivata, perché mi piacciono le nuove lenti, vi posso parlare della mia esperienza e vi posso dire in particolare che cosa non mi sta piacendo. Ho già fatto un altro video in cui vi dico invece che cosa mi è piaciuto delle mirrorless, quindi non crediate che io sia ingiusto. Se volete vedere che cosa mi piace di questa tecnologia, vi lascio il video linkato in card da qualche parte e andatevelo a recuperare. Oggi però parliamo solamente delle cose che secondo me non vanno sulle mirrorless, che sono assolutamente da migliorare. Sono sicuro che tutti quanti state pensando alla stessa cosa, il prezzo. Il prezzo è una roba veramente devastante. Eravamo abituati a una tecnologia che, seppur obsoleta, costava X, le mirrorless costano X alla seconda praticamente. Costa tutto non il doppio, di più. Hanno veramente dei costi spropositati. Io capisco i costi di produzione, però io credo, e non sono l'unico a crederlo, che un pochettino le case ci stiano marciando e che abbiano alzato i prezzi un pochino a dismisura. Vero anche che i modelli più progrediti, quelli che costano di più, sono veramente molto più avanti rispetto alla strumentazione di una volta, quindi in realtà spendendo la stessa cifra di prima ci portiamo a casa qualcosa che sulla carta è meno professionale, ma che poi in quanto a resa è probabilmente meglio delle fotocamere professionali di 5-6 anni fa, quindi da quel punto di vista ci possiamo anche accontentare secondo me. Prezzo dei corpi macchina e prezzi delle ottiche anche, mettiamo tutto nello stesso paniere perché costano veramente così tanto che bisogna dare via non soltanto un rene ma anche un paio di polmoni. La seconda cosa che è molto grave anche questa, almeno per me, è la batteria. Non so quale sia la vostra esperienza, magari venivate da una reflex entry level e quindi il passo a una mirrorless semi professionale o professionale non vi avrà sconvolto così tanto, perché a quel punto può essere che la nuova batteria duri anche di più. Però a parità di fascia di prezzo, quindi se stiamo mettendo a confronto per esempio una Canon EOS 6D e una Canon EOS R, andiamo a vedere che la reflex durava molto di più della mirrorless. Se andiamo a mettere a confronto una 5D in qualunque delle sue evoluzioni con una Canon EOS R6, che sia la Mark 1, la Mark 2 o una Canon EOS R5, andiamo a vedere che ovviamente la reflex durava molto di più della mirrorless. Non ho avuto modo di provare la R3, ma sono assolutamente sicuro che anche nel caso della R3 le batterie durino di meno rispetto a una 1DX, perché è fisiologico, perché le mirrorless hanno delle prestazioni più alte e quindi consumano di più. Inoltre hanno il monitor perennemente acceso e quindi consumano di più. Questa è una cosa che a me non piace della mirrorless, il fatto che sia costantemente in debito di batteria, perché abbiamo una batteria che finisce prima, quindi per fare le stesse cose dobbiamo portarci dietro più batterie. Devo spezzare una lancia: per le fotocamere mirrorless esiste la possibilità di alimentarle nativamente tramite la corrente, quindi possiamo attaccarle alla presa a muro e un po' il problema ce lo risolviamo. Inoltre, se la lasciamo attaccata da spenta la batteria si ricarica, quindi un pochino una stampella ce l'hanno data. Per me è insufficiente, però è bello sapere che c'è. Con tutto questo devo anche dirvi che io non ho mai scaricato una mirrorless nel corso di una giornata, perché ci sto così attento che risparmio la batteria quanto più possibile, e però perché non porto mai solo una mirrorless per fare un lavoro. Io mi porto una mirrorless e due reflex di solito, quindi la mirrorless la sto affiancando per capire come performa. Non mi fido di quella tecnologia, non mi fido proprio, ho paura che mi lasci a piedi, ho paura che il cliente mi chieda delle foto in più, e se io ho la mia strumentazione vecchia io so che gliele faccio. Se ho solo la mirrorless ho il pensiero di non essere in grado di terminargli il lavoro.
Certo, tu dici ti porti dietro più batterie e così il problema lo risolvi. È vero, però già che mi devo portare dietro più batterie, mi porto un secondo corpo con la sua batteria e così sono perfettamente in grado di finire. In più, così ho già un'altra lente innestata, faccio più cose. Così con una borsa sola sono più versatile e quindi non mi porto praticamente mai la mirrorless da sola. Questa è un'altra cosa da valutare, perché nel momento in cui io la sto cominciando a usare, sono molto diffidente dall'usare solamente quella. Mi porto sempre dietro qualcos'altro, per cui usare la mirrorless per me vuol dire portarsi dietro la mirrorless e altra roba. Questa è una fase di passaggio, prima o poi mi fiderò, prima o poi capirò esattamente quanto dura la batteria tra foto e video eccetera eccetera, però per il momento è così. Un'altra cosa che non mi piace, che è una cosa concettuale, ovviamente voi sapete bene che nel momento in cui accendiamo la mirrorless, bam, display acceso. Nativamente è fatta così. Ora io posso anche dirle di tenere il display spento, posso prendere le mie precauzioni per cercare di risparmiare batteria, ma non funzionerà, perché nel momento in cui io spengo il display rimane attivo l'oculare. È vero che consuma di meno, ma è comunque sempre acceso ed è digitale, quindi io avrò sempre una perdita di energia nel momento in cui la accendo e nei momenti morti in cui non la sto propriamente utilizzando. In questo caso posso andare ad agire su una serie di parametri per accorciare i tempi di stand by durante l'inutilizzo, così va in stand by immediatamente dopo 5 secondi nel momento in cui io smetto di utilizzarla e così un pochino risparmio. È comunque una frustrazione in più pensare di dover avere una camera che si spegne subito da sola e quindi poi va riattivata, quindi bisogna andare a premere il pulsante di messa a fuoco per andare a riattivarla e quindi si perde sempre quel secondo nel mentre che lei si riavvia, quindi non è pronta all'uso. Questa è una cosa con cui ovviamente si convive, però visto che sto facendo un video in cui vi dico cosa non mi piace, ve lo dico, questa è una cosa che non mi piace. Così come non mi piace, non mi piacerà mai l'oculare digitale. Attenzione, questa cosa l'avrete già sentita in tutte le salse, è pieno di fotografi vecchi come me, o anche peggio perché non sono il più vecchio d'Italia, che dicono tutti la stessa cosa: preferivo l'oculare di vetro, questo oculare digitale non mi piace. Ora attenzione, con i dovuti modi, nel senso che con l'oculare digitale si lavora, si riesce, va benissimo, funziona, non è che sia quello il problema, è una questione di feeling. Stavo meglio prima, mi piaceva di più quello di prima, per un sacco di motivi. Intanto era un'immagine vera, non era digitale, lo vedi che è digitale, anche se è di ottima fattura, è molto ben fatto, però lo vedi che è digitale. E c'è anche un altro inconveniente, ovvero il fatto che quando guardi dentro vedi l'esposizione che stai facendo. In molti casi io non voglio vedere l'esposizione che sto facendo, perché magari io sono in una scena molto chiara e molto scura e io vorrei vederla con i miei occhi attraverso l'oculare, non come verrà fuori nello scatto finale. Oppure vi faccio un altro esempio, magari io sto scattando con i flash e con i flash guardare dentro nell'oculare a flash spenti o comunque con le luci pilota mi darà un'esposizione completamente falsa, perché non è quella che io avrò in foto al momento dello scatto. Quindi è una cosa che a me non piace. Mi piacerebbe avere la possibilità di switchare questa cosa, soltanto che poi ovviamente incidentalmente ogni volta che io modifico i parametri è comodo averla, quindi anche se ci fosse la possibilità la lascerei così comunque. Tuttavia è una cosa con cui non ho ancora fatto il callo, è una cosa che preferivo prima, e la preferivo prima anche per un altro motivo. Io con una reflex a camera spenta sono in grado di guardare dentro e vedo quello che sto inquadrando. Voi direte: che cacchio ve ne frega di guardare dentro a camera spenta? Ci sono dei momenti in cui può essere vantaggioso guardare dentro in una camera non accesa o comunque non in funzione e avere comunque la percezione di quello che sta succedendo. Vi faccio un esempio su tutti: a me capita di fare fotografia di architettura e di paesaggio, io mi pianto lì con il mio treppiede, con il mio cavalletto e magari aspetto 5 ore perché voglio prendermi tutto il calare del sole. In quei momenti io voglio guardare dentro nel mio obiettivo e non voglio vedere l'esposizione finale, voglio vedere la scena come è inquadrata, voglio vedere come casca la luce su quello che sto inquadrando, quindi voglio avere la sensazione vera di quello che sta inquadrando, non un'interpolazione che mi mostra già l'esposizione finale. E soprattutto lo voglio fare anche a camera spenta, perché magari sto guardando dentro per controllare ma non la voglio accendere tutte le volte, la tocco tutte le volte, quindi introduco del movimento, magari si sposta, consumo più batteria perché ogni volta la devo riattivare, poi devo aspettare che si rispenga. Insomma, questa è una cosa che non mi piace, preferivo l'oculare di prima, anche se ovviamente, come già detto, con questo si lavora, non è un grosso problema. Non mi piace, però è come quando ti dicono che per andare al lavoro dentro in un cantiere devi mettere le scarpe antinfortunistiche. Non ti piacciono, ma cammini lo stesso. Un'altra cosa che credo di aver citato come un punto di forza nel video in cui vi parlavo di quello che mi piace delle fotocamere mirrorless, ve lo cito anche adesso nei contro, perché ha un contro, e parliamo delle memory card.
Per quanto le memory card, la progressione tecnologica che c'è stata nelle memory card abbia permesso di arrivare a registrare dei formati molto grossi, molto prestanti, parliamo per esempio del 6K RAW, parliamo dell'8K RAW, delle robe folli che veramente è da croce verde girare in 8K RAW, almeno per quanto mi riguarda, cioè non ha proprio senso. Se stiamo girando un film, andiamo a prendere un'altra cosa, andiamo a prendere una ARRI, andiamo a prendere una RED, andiamo a prendere proprio un'altra cosa. Con queste fotocamere, quindi con la linea Pro o Prosumer o anche Consumer di Canon, Sony, eccetera, andare a girare in quei formati, secondo me, è assolutamente follia. Fa piacere sapere che ci sono, perché poi si può andare a registrare in formati più piccoli, che quindi avranno una qualità, magari ci sarà un oversampling dalla qualità maggiore alla qualità minore, quindi sarà più nitida, però diciamo che ci sono certi formati che sono assolutamente proibitivi. Sono resi possibili proprio da queste nuove memory card, alcune sono dei formati proprietari, per esempio Sony ha un formato proprietario di una memory card, se ricordo bene, Canon invece fa utilizzo di memory card di terze parti che comunque sono molto grosse, le CF Express per esempio, che sono quelle che succedono alla vecchia Compact Flash, sono delle memory card con delle prestazioni veramente assurde, ma hanno anche un prezzo veramente assurdo. Stiamo parlando di memory card che costano come un telefonino, che costano come una fotocamera entry level, sono veramente veramente proibitive. E se andiamo a girare in un formato folle come l'8K RAW, ce ne servirà anche più di una, perché si riempiono anche molto in fretta, ovviamente, visto che quella roba pesa tanto. Quindi questo è veramente un grandissimo contro delle mirrorless, che per usarle al 100% è comunque necessario fare un upgrade di memory card, perché altrimenti non ce la si fa. Un altro grandissimo contro è il progresso tecnologico che c'è stato, che se da un lato è positivo, dall'altro ci obbliga a rivedere tutto il nostro flusso di lavoro. Vi faccio l'esempio di cui ho già parlato in un altro video: i nuovi codec che molte fotocamere mirrorless sfornano, i nostri computer non sempre li digeriscono bene, non sempre li leggono. Per esempio, io ho dovuto fare un upgrade su Premiere Pro per andare a leggere i formati video che venivano fuori dalla mia Canon EOS R7. Con la Canon EOS R non avevo problemi, perché è un po' più vecchiotta, quindi non aveva ancora questo codec, ma la R7 ha l'H265, quindi ho avuto dei problemi. Il mio vecchio Premiere non lo leggeva, quindi ho dovuto fare un upgrade. Non lo volevo fare questo upgrade, vi dico la verità, perché stavo bene con la versione che avevo, non volevo affaticare il mio computer con una versione nuova che non mi dava nulla che mi serviva, se non la compatibilità con l'H265 in lettura. Quindi ho dovuto fare questo upgrade, e io in questo momento sto girando in 4K, ma se volessi passare a un formato superiore dovrei cambiare completamente computer, perché il mio computer, che non fa schifo, però il mio computer già con il 4K fa molta fatica, e io, sapete, se seguite il mio canale, normalmente ho una traccia video, questa qui in cui vi sto parlando, poi magari faccio degli insert, però è una traccia video, non è cinema, non è uno spot, non ci sono 20 tracce tutte sovrapposte che scorrono, lì mi esploderebbe proprio in faccia. È una cosa tutto sommato molto semplice quella che faccio io, eppure con il 4K, con il C-Log 3, che ha anche bisogno di un po' di lavorazione, fa molta fatica il mio computer. Se la cava, funziona, tira ancora i suoi bei calci, però fa fatica, ogni tanto mi maledice. Quindi nel momento in cui io volessi passare a una follia come il 6K RAW, dei formati enormi come quelli, dovrei sicuramente cambiare computer. Questo, per quanto mi riguarda, è un contro, perché è una nuova tecnologia che entra, che però è fruibile solamente se noi facciamo dei grossi sacrifici per rivedere tutto l'ambaradan, e potrebbe non essere quello che vogliamo. Un'altra cosa che non mi ha mai fatto impazzire delle mirrorless è che sono più leggere, e voi direte: ma come? Sono più leggere, quindi meno mal di schiena, meno mal di braccia, meno mal di tutto, no? Cioè, sono più leggere, sono più portabili, dovrebbero anche essere più comode da maneggiare. Sì, è vero, però il grandissimo inconveniente di avere in mano questo ingombro minore e questo peso minore è innanzitutto che abbiamo una percezione diversa di quello che abbiamo in mano, quindi sembra più plasticosa, sembra più leggera, sembra più delicata. Lo è. Io ho visto cadere delle reflex da questa altezza, io adesso sono seduto quindi non è che sia chissà che, ho visto cadere delle reflex da un metro, un'ammaccatura, e funzionano ancora, ma funzionano perfettamente. Ho visto cadere delle reflex che si sono rialzate e si è continuato a lavorare come se niente fosse. Ho visto cadere delle mirrorless dalla stessa altezza. Ragazzi, ve lo giuro, sono andate in mille pezzi. Nonostante che siano più leggere, la caduta dalla stessa altezza su una mirrorless ha un effetto devastante, è come un'esplosione da dentro. In mille pezzi vanno.
perché effettivamente per costruirle più leggere c'è poco da dire, i materiali non sono gli stessi. Una mirrorless che prende un colpo ha molte più probabilità di rimanerci secca piuttosto che una vecchia reflex. Quelle erano dei carri armati che se ti cadevano sul piede andavi in ospedale tu. Invece adesso con i modelli nuovi, se ti cadono su un piede probabilmente all'ospedale ci vai lo stesso, ma probabilmente di fianco a te sul lettino di fianco c'è la tua fotocamera che muore prima di te. Sono veramente più fragili. Un colpo sul frontale di un obiettivo può compromettere irrimediabilmente il sistema di messa a fuoco e il sistema di zoom di una lente moderna. Sono proprio costruite in un altro modo. Non arrivo a dire che siano costruite per durare di meno, però sicuramente non sono costruite come quelle di una volta. Per cui ecco che il prezzo di questa leggerezza in più è una fragilità intrinseca e inoltre abbiamo una percezione minore del valore proprio di quello che stiamo tenendo in mano. Io mi rendo proprio conto, l'ho visto succedere, gente che magari una mirrorless la percepisce come un giocattolo e quindi la brandeggia come se fosse un'ascia e spesso la appoggia come se fosse un bicchiere. I bicchieri a volte cadono perché siamo stati poco attenti, perché non gli davamo la giusta percezione di quello che era, per cui un bicchiere appoggiato male cade, si rompe al bar. Quante volte l'avete visto succedere? Crash! Ah, gli hanno rotto un bicchiere. Momento che ti cade una Sony Alpha o che ti cade una Canon EOS R, non è cavolo un bicchiere, è cavolo 2000 euro. Però succede perché noi diamo un valore minore a quella cosa perché la percepiamo come più leggera, quindi diciamo vabbè, cosa vuoi che sia l'appoggio qui? Ne ho viste cadere ragazzi, non mie per fortuna, di altri, ma ho visto delle fotocamere cadere semplicemente per disattenzione. È una cosa che una volta non vedevo, quando avevi una roba grossa così ingombrante, pesante, quando la appoggiavi, bam, stava lì sul tavolo e non si muoveva più ed era così grossa che non cascava giù. Adesso sono così piccole che basta metterle sul bordo ed è un attimo una scossa del tavolo e volano di sotto. Questa è un'altra cosa a cui ovviamente possiamo porre rimedio prestando attenzione, però è un'altra cosa che mi impensierisce di questi nuovi corpi macchina e anche delle relative lenti. Parlando sempre di lenti, c'è un'altra cosa, ve lo devo dire, che non mi è piaciuta granché di questa nuova tecnologia, ovvero a fronte di un prezzo che secondo me è esorbitante, cioè non è troppo, è troppissimo. È veramente esorbitante perché le cose sono le stesse di prima. Ok, hai cambiato tecnologia, hai cambiato la monta, però una volta che hai avviato la produzione, cosa vuoi che ti costi più di prima? Ti costa uguale, dai. Però ce le stai facendo pagare il doppio, quindi esorbitante. A fronte di questo, ne ho già parlato in un video che di nuovo vi lascio in card sull'ultimo obiettivo di cui mi sono dotato, un obiettivo che mi piace, mi sto trovando bene, però segnalo che è un obiettivo che ha una distorsione a barilotto un po' esagerata per il prezzo che ha, veramente non te lo aspetti, ci rimani un po' male a scoprire che hai speso tutti quei soldi e ti becchi una distorsione di quel tipo. Idem dicasi per la vignettatura, e tu dici, cavolo, con quello che ho speso e mi dai una vignettatura bestiale come questa che poi devo andare a correggere in post, e una distorsione bestiale come questa che poi devo andare a correggere in post, non so, cioè con quello che ho pagato proprio non me l'aspettavo. Quindi questa è, ovviamente non vale per tutte le lenti, non vale per tutte le case, però ce ne sono alcune che veramente tu dici, cioè a fronte di questi soldi questo è quello che mi dai? Cioè, ok che sei monopolista, però questa volta mi sento un po' raggirato quasi. Bene, credo con questo di poter chiudere questo neanche troppo breve video su tutte le cose che non mi sono piaciute delle mirrorless fin qui. Per il resto vi posso dire comunque che i prodotti sono validi, la qualità d'immagine è migliore di quella delle reflex di una volta, perché per forza processori e sensori sono andati avanti, quindi la qualità d'immagine è migliore. Dobbiamo fare un po' di sacrifici perché probabilmente dobbiamo rivedere il nostro flusso di lavoro, rivedere tutto il nostro apparato produttivo, quindi computer, memory card, hard disk, archiviazione, dobbiamo rivedere tutto per lavorare con questa nuova tecnologia. E la cosa che mi secca di più è che non abbiamo garanzie su quanto durerà questa nuova tecnologia, perché se fra un paio d'anni Apple se ne esce con un iPhone che fa le foto meglio, tanti saluti a lenti obiettivi, usiamo tutti soltanto il telefonino, e quindi chi come me ha speso dei soldi per dotarsi di questa nuova tecnologia è stato fregato due volte e mezzo. Per cui questa è un'ultima cosa che mi impensierisce, così come anche potremmo parlare di quello che è un po' un periodo di crisi per il mio settore, nel senso che i clienti che sono disposti a pagare per usufruire dei servizi di un fotografo e videomaker sono sempre di meno. Una volta ce n'erano, perché una volta quasi nessuno era in grado di usare un telefonino. Chi aveva un'attività in Italia era prevalentemente vecchio, quindi non era avvezzo a questa tecnologia. Adesso stanno entrando i figli che, siccome non trovano lavoro, stanno tutti a lavorare nell'attività di famiglia, e la prima cosa che dicono, siccome non hanno voglia il più delle volte di mettersi a fare il lavoro vero e proprio, dicono vabbè, ma io comincio a fare il social media manager, gestisco i social dell'azienda, faccio quello che il mio vecchio padre non riesce a fare perché lui ha pensato a fare impresa negli anni 70, però adesso col telefonino non capisce niente. E quindi abbiamo tutti i figli degli imprenditori che stanno facendo loro
loro le cose con l'iPhone in giro per il mondo e quindi è più difficile entrare nelle aziende a fargli dei lavori. Ci sono ancora, però come dice qualcuno, il lavoro non è che non c'è, è che lo sta già facendo qualcun altro. Questi sono tutti i motivi per cui io vi dico non di non comprare una mirrorless. Io stesso l'ho comprata, quindi non vi dirò mai di non comprare qualcosa. Vi dico solamente compratela solo se vi serve, non compratela per capriccio, perché comunque costa. Bene amici, a questo punto fatemi sapere voi con che cosa scattate, io vi aspetto qui sotto nei commenti. Vi invito anche a lasciare un like a questo video e a iscrivervi al canale attivando anche la campanella, così mi date un po' di supporto e mi fate capire che ci siete e che siete numerosi. Vedo che i numeri sono incoraggianti, siamo sempre di più, per cui mi raccomando, continuiamo così. Con questo è tutto e io vi do appuntamento al prossimo video.